Ben arrivati, come forse avete intuito, questa sera parleremo di ecologia e io cercherò di spiegare, di raccontare una delle più grandi follie che noi possiamo immaginare, da dove ha origine. L'Italia è in crisi, c'è la disoccupazione, c'è un disastro e poi se uno va a vedersi i numeri, ma i numeri ufficiali, quelli dell'Istat, della Confindustria, scopriamo che noi buttiamo fuori dalla finestra miliardi, 500 miliardi di euro all'anno in evasione fiscale, corruzione, inefficienza del sistema, lunghezza dei processi e spreco energetico. È una cosa incredibile, 500 miliardi per mettere in pari il bilancio dello Stato, iniziare a ripagare i debiti e dare un minimo per la sopravvivenza agli italiani che non riescono a uscire dalla miseria, anzi ci stanno precipitando, ci basterebbero 100 miliardi. Cioè, se noi smettessimo di buttare via un euro ogni 5 che buttiamo dalla finestra, saremmo il paese della perfezione. Ma questo discorso in Italia è particolarmente drammatico, ma nel resto del mondo ancora di più, ugualmente quantomeno. Perché? Perché noi abbiamo un mondo che combatte, che fa guerre per il petrolio, per l'energia, eccetera, e abbiamo in realtà tutte le tecnologie che ci servirebbero per avere energia gratis, quasi gratis, in maniera illimitata. Noi abbiamo la fortuna di essere qui su questo pianeta in un momento nel quale sta iniziando una rivoluzione delle ecotecnologie che nei prossimi anni cambierà completamente il sistema, così come ha cambiato il sistema di vita la rivoluzione dei computer oppure dei cellulari. Ci sono delle invenzioni che ancora non vengono utilizzate, che sono straordinarie. Ad esempio, c'è la possibilità di scaldare l'acqua con il suono. Se voi adesso andate a casa, prendete una brocca d'acqua, ci urlate sopra come dei pazzi, non succede niente. Ma se voi usate degli ultrasuoni, vibrazioni particolari, c'è un fenomeno che è noto da più di un secolo, che è la cavitazione. Si formano dell'acqua delle bolle di vuoto che implodono e scaldano l'acqua fino a 60 gradi. Esistono già le caldaie, tra l'altro l'Italia è uno dei pochi paesi al mondo che produce queste caldaie, non fa per arrabbiare quella creatura. Uno dei pochi paesi al mondo dove esiste un piccolo produttore che fa queste caldaie che sono più efficienti di quelle a gas, si risparmia un 15%, non hanno bisogno di tubi di scarico, inquinamento zero. Ma ci sono poi, non so se vi ricordate quel film Ritorno dal futuro 2, che a un certo punto arriva questa macchina del futuro e hanno finito il carburante, ci mettono dentro un po' di immondizia in un cilindro, chiudono e partono e la macchina va immondizia. Questa automobile esiste, funziona benissimo, è stata addirittura attraversata negli Stati Uniti d'America. Anche questa è una tecnologia che è nota da più di un secolo, si chiama pirolisi e ci dice che se io prendo dei rifiuti organici secchi, li metto in un tubo sottovuoto, porto il tubo a 400 gradi, si scinde il gas da una parte e la cenere dall'altra. Brucio quel gas, lo posso utilizzare per scaldare la casa, per far andare un'automobile, qualunque cosa. Anche questa è un'invenzione che esiste, viene prodotta, ma non è conosciuta, non è utilizzata. E esistono invenzioni molto tecnologiche, ma anche invenzioni assolutamente quasi primitive. C'è la storia di un maestro elementare indiano che si rende conto che i suoi studenti non potranno mai imparare tanto, perché di mattina sì vanno a scuola, però di pomeriggio lavorano, di notte nessuno ha l'energia elettrica in casa, per cui non possono leggere. E dice: come faccio io a portare la luce in tutte le case? E fa una cosa che si sapeva che si poteva fare, ma nessuno gli era venuto in mente che poteva essere la soluzione per centinaia di migliaia di famiglie poverissime. Ha preso una latta di quelle dei pomodori da 5 litri raccolta in discarica, l'ha riempita di cacca di vacca secca, ci ha messo una manciata di sale,
pila esaurita, raccolta anche quella nell'immondizia, due fili elettrici, una lampadina a LED, acqua, e c'è una reazione chimica che provoca energia elettrica. E quel LED funziona per 45 giorni ininterrottamente da luce. Quando è finito, la cacca la butti nell'orto e riprendi. Abbiamo centinaia di invenzioni geniali. Adesso non voglio fare qui una conferenza, ma se andate su internet, fate un giro, ci sono mulini a vento, mulini ad acqua, macchinari meravigliosi che sfruttano le correnti marine, che sfruttano le onde del mare, c'è tutto, è tutto lì, è tutto pronto, sperimentato, scientifico, sicuro, ecologico, ma non viene utilizzato. Perché? Questa è la domanda che io vorrei pormi stasera. Che cosa è successo? E cosa è successo in particolare in Italia? In Italia noi siamo veramente gente strana, abbiamo, forse a causa dell'Inquisizione che davano fuoco agli scienziati nel Medioevo e giù di lì, abbiamo avuto delle cose strane. Ad esempio, l'Italia è l'unico paese al mondo dove noi abbiamo della roba tipo la Torre di Pisa, che non ci è riuscita tanto bene, in un altro paese la tiravano subito. Noi abbiamo tenuto la Torre di Pisa, anzi abbiamo ben 9 torri pendenti in Italia. È una follia antitecnologica, e questa follia antitecnologica poi si riproduce in come noi gestiamo l'energia. Ad esempio, in Italia noi abbiamo dei semafori che hanno delle luci dentro che ogni 2-3 mila ore vanno cambiate. C'è un esercito di persone che vanno e sfittano le lampadine e le sostituiscono. In Germania hanno delle lampadine che durano 90.000 ore. 3.000 ore, 90.000 ore. E poi queste lampadine hanno un consumo che è del 90% inferiore alle lampadine che usiamo noi. Ma questo in tutto, attenzione, non è solo responsabilità delle amministrazioni pubbliche, perché poi vediamo casa per casa. In Germania, in Austria, che hanno poco sole, hanno più di 200 metri quadrati di pannelli solari termici per l'acqua calda ogni 1.000 abitanti. Noi, che siamo il paese del sole, ne abbiamo 20 metri quadrati contro 200, cioè un decimo, avendo il doppio di sole. È una follia, ripeto, buttiamo via i soldi. Però io a questo punto qui ho un problema. Magari voi state pensando che sono completamente pazzo, perché affermo delle cose che sono fuori dalla logica. Come mai tutti questi geni della politica non ci hanno pensato? Ecco, io penso che ci sia proprio un meccanismo di follia nella nostra società. C'è qualche cosa che non funziona. Ci hanno dato delle informazioni sbagliate, ma proprio nelle minuzie delle cose elementari. I sensi umani, ad esempio, tutti i libri di scuola c'è scritto, no, che i sensi umani sono 5. Poi c'è un piccolo gruppo di così esaltati per il paranormale che dicono che esiste anche il sesto senso. Vado in giro per strada, però comunque chiedo, i sensi fondamentali sono 5. Vado a fare un esame di medicina, mi chiedono quanti sono i sensi umani, rispondo 5, mi bocciano. Perché i sensi umani normali, quelli scientifici, sono 6. Quello che noi chiamiamo sesto senso dovrebbe essere il settimo senso, perché il sesto senso ce l'abbiamo tutti e si chiama propriocezione, una parola assurda che vuol dire ascolto di sé. La propriocezione è fondamentale, è la base di tutti gli altri sensi, c'è dentro il senso dell'equilibrio, del dolore, del piacere, eccetera, eccetera. Ma nella nostra cultura non si parla di questo. Ma andiamo avanti, si parla tanto di sesso, c'è nudi e dappertutto, scene pornografiche quasi nelle televisioni normali a qualunque ora del giorno e della notte. Ma le informazioni base sulla sessualità non ci sono. Prendete 100 manuali di sessologia e andate a vedere se c'è scritto dove gode il maschio. Dove gode il maschio? Le donne sono incazzate a un certo punto, andando in giro a fare i cortei, urlando che avevano la clitoride, e sappiamo che le donne hanno quel punto lì che è molto particolare. Ma il maschio
non c'è scritto da nessuna parte, è una cosa folle. Esiste un punto preciso del piacere maschile, ve lo lascio come esercizio a casa, i maschi se ci pensano un attimo è facile, perché in effetti poi se uno ci fa attenzione c'è un punto che è del massimo piacere. Le donne è un pochino più complicato, ma se voi vi fate prestare un pene da qualcuno, che non è difficile, no? Invece oggi vi prestano così, e iniziate lì a perquisire centimetro per centimetro il membro maschile, il maschio ululerà, però non succede niente. Per arrivare a un orgasmo c'è un solo punto. Questo lo lascio per ricerca a casa, perché se no faccio uno spettacolo sul sesso, l'ho già fatto, e non sarebbe il caso. Sembra che la sto facendo facile, no? Che tutto, soluzioni semplici, le risposte ci sono. Allora vorrei fare una specie di tentativo di dimostrare che le cose sono facili, il problema è che non vogliamo vederle. E sicuramente avrete sentito parlare della storia dell'uovo di Colombo, no? Si dice, per dire che una cosa sembra difficilissima, ma quando sai come si fa è facilissima. Secondo me il problema nella nostra società è esattamente questo. E anche qui c'è una censura strana. Voi tutti avrete sentito parlare dell'uovo di Colombo, ma come ha fatto Colombo a fare questo gioco di prestigio per cui l'uomo era stato dritto? Vi ricordate la storia? Lui dice: io sono capace di raggiungere la Cina dall'altra parte perché la terra è rotonda, e i grandi sapienti del re di Spagna dicono: sì, se fosse stato così facile l'avrebbe fatto qualcun altro. E allora lui dice: va bene, se dite che non avete fiducia in me, provate a fare una cosa, provate a tenere in piedi quest'uovo. E tutti provano, nessuno ci riesce, ci prova lui, poi tac, resta in piedi. Ma come ha fatto? La spiegazione più semplice che viene data è un po' sciocca, cioè dicono che Cristoforo Colombo ha fatto un gesto di imperio, ha rotto l'uovo e l'uovo sta in piedi. Ma se avesse fatto una cosa così banale, non gli avrebbero dato 3 anni. E io ho scoperto come ha fatto Colombo, adesso questo lo tolgo, se no poi sgocciolo piano piano, come ha fatto Colombo a far stare in piedi l'uovo, perché lui ha scoperto una cosa scientifica sull'uovo, per quello che poi ha stupito gli spagnoli. Attenzione, quando poi lo rifarete a casa, si tratta di agitare l'uovo, però non stringete troppo, perché a me una volta mi è scoppiato in faccia, è l'unico problema di questa dimostrazione scientifica. Se io agito l'uovo velocissimo per alcuni minuti, che cosa succede? Voi sapete che c'è uno spazio vuoto in un uovo, quando si dice pieno con un uovo, non è vero, perché c'è una bolla d'aria. E se io sbatto, schiaccio questa bolla d'aria, che cosa succede? Che la bolla d'aria si mischia con la parte più leggera dell'uovo, una specie di maionese che sto facendo, per cui quando poi si ferma la parte leggera va in alto, la parte, ho rotto il bianco, ho rotto il rosso, la parte più pesante va in basso, ed ecco, adesso vediamo se riesco a farlo, l'uovo sta miracolosamente in piedi, sta in piedi. Scusate, non mi tremano le mani, è classico di... No, mannaggia. Signori, l'uovo di Colombo. È semplicissimo se sai come si fa. Questo ovviamente vi prego poi... farete delle scommesse con i vostri parenti alle feste di compleanno, mandatemi una percentuale di quello che incassate, perché è, adesso lo tolgo, lo metto qua così non rischio di cadere per il tremolio dello spettacolo. Allora, però da dove viene questo fatto che noi abbiamo creato un gigantesco ufficio, complicazione, cose semplici? Viene dal nostro passato. Noi siamo discendenti di gente che è diventata ottusa. E perché è diventata ottusa? Perché gli antichi romani erano i più cattivi del mondo. Non solo hanno conquistato ovunque, ma era della gente di una crudeltà, di una mancanza di sensibilità su tutto, per cui per quello poi non conosciamo delle cose elementari come ad esempio i sensi. Perché
come dare la misura della cattiveria degli antichi romani? Beh, ad esempio Traiano, il grande imperatore, per sua magnificenza, fece massacrare nel Colosseo in 30 giorni 40.000 prigionieri di guerra. Ma la cattiveria non era soltanto allucinante, pensate, stare lì 8 ore al giorno per 30 giorni in seguito a vedere gente squartata, fatta a pezzi, bruciata, cioè, una cosa che chiunque di noi arrivasse lì dopo 5 minuti si sente male. Ma questa cattiveria era ovunque nella vita quotidiana. Le donne non è che non contassero nulla, non erano considerati esseri umani, erano considerati al pari degli animali di proprietà di una famiglia. Le donne addirittura alla nascita spesso nelle famiglie ricche venivano rifiutate dalle padre e venivano buttate in strada. Una cosa mostruosa. La parola capriccio da capra, capricius, perché diciamo che cosa c'entrano le capre con i bambini che fanno i capricci? C'entrano, perché quando un bambino piccolo faceva i capricci lo fasciavano dentro una pelle di capra bagnata. Poi lo appendevano al sole, sapete che la pelle bagnata quando sta al sole si restringe, e il bambino veniva stritolato, a un certo punto sveniva e poi stava buono. Questi sono gli antichi romani. È qualcosa di allucinante. Noi veniamo da una cultura che ha messo il dominio, che ha messo la competitività, la mancanza di cooperazione al centro dello sviluppo. Perché andiamo a distruggere il pianeta? Perché noi consideriamo il pianeta come una terra di conquista, qualcosa dal quale devi strappare la ricchezza. Non c'è l'idea che sia possibile vivere bene in armonia con questo mondo, in armonia con gli altri animali, eccetera. Quando io ero un ragazzo, c'era la mia professoressa di lettere, cattivissima, che derideva il fatto di io sognassi un mondo di pace, di armonia, eccetera, diceva: guarda, queste sono soltanto fantasie, devi essere realista. Noi discendiamo dagli scimpanzé, che sono cattivissimi. Quando un gruppo di scimpanzé incontra un altro gruppo di scimpanzé sotto un albero di frutta, si fanno una guerra, arrivano ad ammazzarsi a colpi di bastone, di pietra. Questa è la nostra origine. Noi condividiamo il 97% del nostro DNA con gli scimpanzé. La violenza, l'aggressività è dentro di noi. L'hanno detto anche voi questo discorso, no? Giusto? L'avete sentito dire a scuola? Non è vero. Noi non c'entriamo niente con gli scimpanzé. Noi siamo, condividiamo il 97% del DNA con un altro gruppo di scimmioni che non c'entrano nulla. Sono i bonobo. Il bonobo è una tipologia di scimmia di cui fino a qualche anno fa nessuno sentiva parlare. Sui libri di scuola figuriamoci, perché non si poteva parlare di bonobo? Una storia divertentissima. Gli africani, i negri, descrivevano benissimo il bonobo, ma quando li dicevano ai bianchi: guardate, quelli sono i bonobo, sono i nostri cugini, li considerano quasi esseri umani, e i ricercatori dicevano: ma no, ma voi siete neri, non capite niente, quelli sono soltanto un gruppo particolare di scimpanzé. Poi negli anni 30 arrivano i giapponesi e i neri, con i gialli si intendono di più, e i neri dicono: guardate, quelli sono un bonobo, un'altra razza, i bianchi non vogliono capire. Allora gli scienziati giapponesi, con tutte le misurazioni, calcolano e dicono: sì, è vero, e anche i bianchi hanno dovuto ammettere che era vero, che era un'altra specie, però non se ne poteva parlare. Perché? Semplicissimo. Perché quando un gruppo di bonobo incontra un altro gruppo di bonobo sotto un albero di banane, invece di fare la guerra come gli scimpanzé, fanno sesso tutti assieme, maschi, maschi, femmine, femmine, maschi, femmine, e quando sono soddisfatti sessualmente si imboccano l'un l'altro in pace e amore. E quando in un gruppo di bonobo c'è un bonobo che è un po' triste, tutti gli altri bonobo se lo scopano fin quando ride. È chiaro che se tu negli anni 40, 50 andavi in un convegno di zoologia e dicevi che i nostri più vicini parenti sono tutti bisessuali gay scatenati e non hanno nessun rispetto per la coppia, il matrimonio, eccetera, eccetera, e se ne fanno in tutti i colori, ti sparavano, semplicemente. E anche ora i bonobo sono stati sdoganati, insomma qualcuno ne parla, ogni tanto anche di riviste scientifiche di grande diffusione. Però, non so se avete notato, che li fotografano sempre da qui in su.
perché da qui in giù hanno sempre o una grossa irritazione o delle reazioni pazzesche, perché fanno sesso ininterrottamente giorno e notte, è una cosa pazzesca. Pensate a insegnare a scuola questo. Innanzitutto le professoresse e i professori otterrebbero la piena attenzione, perché la descrizione della molteplicità del coito bonobo sarebbe una roba che creerebbe curiosità e interesse da parte degli studenti. Invece preferiscono insegnare delle altre cose che secondo me sono meno divertenti e anche meno interessanti. Ma anche qua, quante cose non insegnano a scuola? Cose fondamentali. Ad esempio, probabilmente molti di voi non hanno mai sentito parlare di una delle più importanti scoperte italiane, perché noi siamo in crisi, ma abbiamo degli scienziati che fanno paura, degli anni Ottanta. Questa in effetti non è una scoperta di gran merito, perché è venuta fuori per un po' per un errore. C'era questo gruppo di scienziati capitanati dal dottor Pizzolatti di Monza, che stavano facendo delle misurazioni sul cervello delle scimmie per vedere cosa succede quando una scimmia mangia una banana. C'era la scimmia con tutti i sensori e loro fanno questi esperimenti, danno una banana, vedono cosa succede, poi a un certo punto vanno a fare una pausa di pranzo, resta uno degli scienziati insieme alla scimmia e a un certo punto c'ha fame, prende una banana, se la mangia e così. E avevano lasciato per sbaglio accesa tutta la macchina che controllava il cervello della scimmia, tornano gli altri scienziati, uno guarda il computer e dice: scusa, ma hai dato da mangiare alla scimmia un'altra banana? E lui dice: no, l'ho mangiata io la banana. E fanno una scoperta incredibile: il cervello della scimmia ha le stesse reazioni quando è la scimmia che mangia la banana rispetto a quando la scimmia vede qualcun altro mangiare la banana. E poi iniziano a fare delle ricerche che durano anni e scoprono che l'essere umano è quello che ha la maggior capacità di sentire, di vivere le emozioni della persona che ha davanti. Per questo che sorridere è un'arma da guerra, perché anche se uno è incazzoso, se ti viene a sorridere, senti il sorriso dentro di lui. E perché gli avari sono degli sfigati pazzeschi? Perché si è scoperto innanzitutto che quando io sto bene, sono allegro, il mio sistema immunitario funziona molto meglio e ho delle secrezioni di dopamine, endorfine, tutte queste droghe meravigliose, naturali, legali, che produciamo noi, che fanno bene, non sono droghe che fanno male, funzionano bene il fegato, il cuore, eccetera, eccetera. Ma la cosa notevole è che se io faccio un regalo a una persona, certo la persona è contenta perché riceve il regalo e ha perciò un beneficio anche per il suo sistema immunitario, ma se io quello che regala ha un maggior vantaggio rispetto a quello che riceve, perché io ho il piacere di regalare e ho il piacere di ricevere contemporaneamente, perché i miei neuroni a specchio, vedendo che tu sorridi perché hai ricevuto un regalo, mi fanno sorridere dentro e tutta una roba così. Attenzione! È il non riconoscimento di questa reciprocità della vita, del fatto che è bello fare cose belle per gli altri perché ti fa stare bene, ed è bello fare cose belle con gli altri perché mi fa stare bene. Se voi avete l'influenza, la cosa migliore non è l'aspirina, è darsi un bacio d'amore con qualcuno, oppure uscire di casa e iniziate a fare dei regali alla gente. Dopo due ore si libera il naso, i polmoni si aprono, altro che il VIX e quelle cose lì. Ma questa è una novità. Ad esempio, al tempo dei Romani, che come abbiamo detto erano un po' stronzi, c'erano dei poeti, come ad esempio Marziale, che passa per una persona raffinata, che scrivevano delle specie di barzellette, erano per loro, delle brevi poesie volgarissime. Una delle meno volgari di Marziale dice: perché vuoi che il tuo amante... per caso si riferiva a un amante maschio, perché sapete che ai tempi di Roma l'omosessualità era assolutamente normale, maschio e guerriero, si scopava tutto quello che incontrava, non è che faceva differenze maschio e femmine, eccetera, eccetera. Comunque la poesia dice: perché vuoi che il tuo amante goda nel far l'amore con te? Forse che chiedi al vino che bevi e alla carne che mangi di godere nell'essere mangiati e bevuti? No, e allora? Scopatelo e godi senza porti il problema se gli piace o no. Cioè, delle bestie.
E la mancanza di questo senso della reciprocità sta alla base dell'alienazione poi della società e del modo di pensare. Perché noi non abbiamo una parola che indica l'ascolto di sé, la propria eccezione? Perché nella nostra tradizione non si parla delle tue sensazioni interne. Perché se io devo avere uno che ammazza tutti, la prima cosa che devo fare è di spegnere le emozioni collegate al fatto che i miei neuroni a specchio si identificano con la sofferenza della vittima. Per cui, per non avere questo, per essere un bravo serial killer romano che andava in Gallia e sterminava tutti, io per prima cosa devo uccidere la capacità di ascoltare le mie sensazioni. Quindi i sensi non sono sei, sono cinque. Capite che è un gioco che si chiude da sé e che viene da molto lontano. Ma tutta l'idea di quello che noi siamo è completamente sballata, completamente folle. C'è la cellula. Tutti noi a scuola abbiamo studiato la cellula. Cos'è la cellula? La cellula è una cosa meravigliosa, perché il primo organismo è l'unicità. È l'unicità che poi si moltiplica e dà vita a tutte le forme di vita, ma la cellula è uno, giusto? C'è una signora, sempre negli anni 80, sono invenzioni che hanno 30 anni, chissà quando arriveranno a raccontarle a scuola, le scoperte, le invenzioni. C'è questa signora che si chiama Margulis, la quale è una biologa e fa quello che hanno fatto migliaia e migliaia di biologi per anni e anni, cioè sta guardando l'ingrandimento col microscopio di una cellula. A un certo punto vede una cosa dentro la cellula e dice: ma questo qui che è il mitocondrio, io l'ho visto anche fuori dalla cellula. Ed esisteva, lo troviamo nelle pietre fossili, esisteva ancora prima che esistesse la cellula. E cosa riesce a dimostrare? Che la cellula non è un unico, è una cooperativa. La base della vita è una cooperativa. No, dentro ogni nostra cellula c'è due entità che cooperano, che sono distinte, hanno due sistemi diversi di procreazione e di moltiplicazione. Noi siamo una cooperativa, la coop sei tu. È diverso pensare di essere una cooperativa piuttosto che pensare di essere un singolo, che poi l'idea del singolo, quando dico io sono solo, ma innanzitutto tu non puoi essere solo, perché non esiste la tua unicità. Abbiamo dentro centinaia di miliardi di cellule e ogni cellula è un organismo indipendente, per cui noi siamo e ogni cellula poi è una cooperativa da due elementi, per cui siamo una cooperativa, siamo un consorzio di cooperative. Ma l'altra cosa interessante è che noi sul nostro corpo abbiamo una cosa come anche lì centinaia di miliardi di batteri che vivono su di noi. È una cosa spaventosa. E tra l'altro, nella nostra cultura, siccome abbiamo paura dello straniero, dell'extracomunitario, abbiamo paura anche del batterio, questi qui che fanno la pubblicità per i disinfettanti domestici, ragazzi, è pericolosissimo. Se voi fate fuori tutti i batteri sulla vostra pelle e nella vostra casa, siete morti in tre giorni, perché quando arrivano virus cattivi che ci vogliono attaccare, la prima cosa che devono fare è combattere con tutti i batteri nostri che abitano con noi. Quando poi riescono a superare questa barriera, che arrivano sul tuo corpo, anche lì c'è un'altra barriera di batteri. Se poi riescono a entrare, c'è un altro schieramento di batteri, tutte le nostre popolazioni armate che ci difendono. Se riescono a superare anche questo muro, poi c'è il nostro sistema immunitario, che è l'ultima linea difensiva. E questi qui ti vendono il Napisa, un tentativo di sterminare l'umanità, che per fortuna non funziona, perché se funziona, se veramente i detersivi disinfettanti che ci vendono cancellassero il 95% dei batteri, avremmo lo sterminio della razza italica rapidissimo. Io credo che si possa pensare a un tipo di società che funzioni in maniera completamente diversa, una società dove invece della logica del muro contro muro, degli scontri, della violenza, eccetera, ci sia
un'altra logica. Ad esempio, a me è piaciuto tantissimo quello che hanno fatto un gruppo di artisti svedesi, che si sono posti il problema: come faccio a fare più movimento fisico agli svedesi, farli dimagrire un po'? E invece di terrorizzare la gente dicendo sei grassi, succede questo, succede quell'altro, hanno fatto una cosa straordinaria. Cioè sono arrivati di notte nella metropolitana di Stoccolma e c'era la scala mobile e la scala di pietra, e sulla scala di pietra con delle strisce di plastica hanno fatto come i tasti di un pianoforte, bianchi e neri, poi hanno collegato dei sensori e tu camminavi e facevi don, 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 don. La mattina dopo ci sono tutti quelli che escono, vanno sulla scala mobile come tutte le mattine, c'è uno che sale sulla scala di pietra, suona il pianoforte, tutti scendono dalla scala mobile e fanno su e giù perché era divertente. E come fai a convincere i ragazzini a buttare le cartacce nell'immondizia? Fai i cartelli, non sporcate, non fare... No, semplicissimo. Tu fai una spazzatura con dei sensori, quando il bambino passa butta dentro un pezzettino di carta, si sente... Intorno a un cestino per 500 metri non trovi più niente, perché tutti vogliono avere qualche cosa da buttare per sentire il bombardamento. Capite? È un'altra logica, ed è una logica profondamente gentile, è la logica della spinta gentile. E c'è un eroe nazionale, mondiale, di questa logica, che si chiama Mocus. Tra l'altro sul web è scritto Mocus CK, abbiamo sottotitolato un film con la sua storia, l'abbiamo sottotitolato in italiano, e questo è un uomo che veramente ha una storia pazzesca. Lui è all'università, è un professore, ha uno scontro con gli studenti e vorrebbe riuscire a parlare, questi lo fischiano, gli fanno le pernacchie, eccetera, eccetera. Allora lui cosa fa? Si gira verso gli studenti, si tira giù i calzoni, le mutande, mostra il culo e ottiene il silenzio perfetto. Contento come una Pasqua, perché ha trovato il sistema di poter subito, non fare delle cose, devi cambiare anni di lavoro, impegno, no, 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 subito io voglio il risultato. E lui subito riesce a ottenere il silenzio, tutti gli studenti lo ascoltano, se ne va a casa felice come una Pasqua, perché lui crede nell'insegnamento, nel dialogo, ed è riuscito a dialogare con gli studenti. Ma siccome lui è un professore universitario, un professore universitario non può mostrare il culo agli studenti perché è una cosa vergognosa, quindi lo espellono dall'università. Allora lui si incazza e cosa fa? Si presenta alle elezioni per diventare sindaco, per cambiare le regole dell'università. Però non ha nessuna forza, nessuna organizzazione. Allora si inventa un partito che gli dà un nome assurdo: Partito Visionario. E Partito Visionario, chi è che va a votare un partito che si chiama Partito Visionario? Già si è squalificato all'inizio, ma lui ha un'idea geniale, cioè il Partito Visionario ha un solo obiettivo. Non è che 10, 8, niente, uno solo. Bogotà, la città dove avviene questo fatto, è una delle città più violente del mondo, hanno una cosa come 5.000 omicidi all'anno. Calcolate che noi in tutta Italia ne abbiamo meno di 800 all'anno su 60 milioni di abitanti. Loro ne avevano 5.000 su 2 milioni e mezzo di abitanti, cioè guerra civile tutti i giorni. E lui dice: se voi mi fate diventare sindaco, io diminuisco del 50% il numero di omicidi in una settimana. Che sbruffone. La gente ci crede, gli dà il voto, e quando lui arriva a essere sindaco e si reca nel palazzo comunale, dietro di lui ci sono 1.000 clown che si mettono agli angoli delle strade e piangono quando la gente non si ferma ai semafori. A Bogotà pensavano che i semafori erano delle decorazioni di Natale, che erano una stradina, non è che pensavano che bisognava fermare. Ci sono questi clown che invece, se ti fermi ai semafori, suonano per te il violino, ti puliscono la macchina, ti danno dei baci e soprattutto distribuiscono delle cartoline che hanno stampato questo simbolo, e se giri la cartolina c'è questo simbolo, e iniziano a provare e disapprovare il comportamento degli automobilisti mostrando queste cartoline. È un gioco, distribuiscono tutti, i bambini, gli adulti,
agli anziani, e tutti iniziano nella città a criticarsi e a provarsi con questi giochetti. Il traffico si regolarizza, contemporaneamente lui moltiplica per 5 il numero degli autobus, prende tutti i mezzi che riesce a trovare, ci mette un numero e li trasforma in un autobus, e per cui diventa più rapido il traffico in città, fa anche delle aree dove possono marciare soltanto i mezzi pubblici, e in questa atmosfera di gioco il numero di omicidi crolla al terzo giorno. Poi fanno tutta una serie di riforme economiche, danno le case a quelli senza casa, le favelas le aiutano a cambiarle, fanno le biblioteche, il teatro, eccetera, eccetera. Un sacco di iniziative incredibili, ma l'inizio è che nei primi 3 giorni riescono a fare qualche cosa che colpisce la fantasia delle persone, che le invoglia a giocare e che incredibilmente funziona rispetto a un problema così tragico come quello degli omicidi. È una logica completamente diversa, ed è una logica completamente diversa che funziona, incredibile ma vero, anche per le imprese. C'è un pazzo scatenato che si chiama Ricardo Seller, e anche lui è un sudamericano. Attenzione, noi siamo abituati a sentirci noi europei superiori all'Africa, superiori al Sud America, perché sono dei poveracci. Invece quello che sta succedendo è che questi popoli stanno inventando dei sistemi per mettersi in relazione con la realtà, completamente nuovi, straordinari. E c'è questo ragazzo che ha una 20 d'anni e suo padre è il padrone del terzo gruppo industriale brasiliano, le acciaierie Semco, 3.000 operai, calcolate che quelli di Taranto ne hanno 7.000, per cui insomma, per essere il Sud America nel 1990 era veramente una cosa mostruosa. Poi acciaieria, cioè operai callosi, non una cosa di creatività, eccetera, eccetera. Allora lui arriva in questa azienda e immaginatevi, no? Tutti pensavano, questo qui è un coglioncione, un ragazzino, figlio di papà, che arriva lì e vuole magari cambiare qualcosa, vediamo questo cretino cosa fa. E lui la prima cosa che fa è un'azione per ottenere attenzione, e manda una lettera a tutti i suoi dipendenti dicendo: in questa azienda si consuma troppa carta per le fotocopie, siccome io adoro gli alberi e odio il fatto che vengono abbattuti per fare carta, e so benissimo che se semplicemente mi limitassi a dire per favore fate meno fotocopie non servirebbe a niente, allora stamattina ho tolto ai manager tutte le segretarie, le ho trasferite a fare un altro lavoro nel logistico e nella pubblicità, adesso i manager sono senza segretaria, se vogliono farsi le fotocopie se le fanno da soli, io sono sicuro che calerà il numero delle fotocopie fatte in questa azienda. C'è panico, come fa a esistere un'azienda, una grande azienda con 3.000 operai, in cui i manager non hanno più le segretarie? E tutti dicono: qua siamo spacciati, siamo nelle mani di un pazzo ecologista che ha tolto le segretarie, non vedremo più niente, fra un mese la fabbrica è a carte 48. Allora lui approfitta di questa situazione per fare un'assemblea con tutti i suoi dipendenti, sono tutti molto attenti a ascoltare che cosa lui sta per dire, perché ne va del loro posto di lavoro. E lui dice: signori, ma mi sembrate tutti adulti? Io pensavo avere a che fare con dei bambini, invece voi siete tutte persone maggiorenni. Ma allora non capisco, perché in questa fabbrica ci sono 300 persone che io pago tutti i giorni e anche profumatamente perché controllino che voi lavorate? Ma non siete capaci di lavorare senza controllori? E perché ci sono fuori dalla fabbrica quelle macchinette che uno deve timbrare il cartellino per verificare che è arrivato in orario? In questo momento c'è una squadra di operai che sta smontando tutte quelle macchinette assurde, e ho spostato tutti i controllori sul lavoro degli operai, li ho spostati tutti in un altro settore, marketing e logistico.
Da domani vi organizzate in squadra di 50, mi date 8 km di acciaio al mese, non mi interessa se venite a lavorare, quando venite, che ora, iniziate tra voi. Vi fate voi il conteggio delle ore, stabilite voi quanti soldi deve prendere uno l'altro, io non voglio sapere niente. Se mi date l'acciaio che dovete darmi, io ve lo pago e vi autogestite, vi pago anche di più perché mi togliete il lavoro di controllarvi, vi controllate da soli, vi organizzate. Cosa succede? La fabbrica fallisce? No. Anzi, siccome hanno spostato tantissima gente a fare pubblicità e a organizzare la consegna delle merci, la fabbrica va bene. Gli operai sono più contenti di lavorare senza avere il controllore che controlla se vanno a fare la pipì, quanti minuti stanno a fare la pipì, come succede ancora in alcune fabbriche italiane, che se stai più di 5 minuti nel cesso ti arriva su la doccia di acqua rossa per farti anche la vergogna, oltre la beffa di averti bagnato. E devono assumere nuovi operai, perché serve aumentare la produzione. Come si fa a assumere nuovi operai? Semplice, tu prendi i candidati, li metti davanti all'assemblea di un reparto col quale devono lavorare, questi candidati raccontano la loro vita, se sono simpatici a votazione vengono assunti, se sono antipatici non vengono assunti. Gli operai decidono chi viene assunto. Alla fine dell'anno questa fabbrica ha un utile spaventoso. E sempre raduna un'altra volta tutti i dipendenti e dice: signore, abbiamo un utile che ci permetterebbe di fare un'altra linea dell'acciaieria, la facciamo oppure c'è qualcuno che ha qualche idea diversa? E c'è uno che dice: ma io quando esco qui dalla fabbrica la sera, dopo aver lavorato, ho fame, mi piacerebbe che ci fosse una rosticceria con un buon pesce fritto. E lui dice: bella idea, bene, allora tu sei l'animatore del settore ristorazione della Sembler. E un altro dice: mio figlio sta trafficando queste cose nuove, il computer, potrebbe essere interessante per il futuro. E Riccardo Sembler dice: benissimo, bravo, tu sei l'animatore del settore computer della Semco. Cosa è successo? Questo 20 anni fa succedeva, 22 anni fa. Cosa è successo? C'è ancora la Sembler? La Semco? Di Riccardo Sembler o è esplosa? C'è, sta benissimo. È la fabbrica del Sud America che ha dato più dividendi ai proprietari delle azioni, agli azionisti. Non sono più 3.000 operai, sono 5.000 operai, 5.000 dipendenti, e hanno 40 settori di impresa che gestiscono. E il signor Riccardo Sembler insegna alle grandi università del Nord America gestione caotica dell'impresa. Capite che c'è un altro modo, funziona benissimo. Non è che se tu fai queste cose gli azionisti guadagnano di meno, il sistema va a carte 48, no, funziona benissimo. Soltanto che vanno a spiegare ai politici e alla maggioranza degli imprenditori, perché attenzione, guardate che abbiamo della gente anche in Italia qua che sta facendo delle cose analoghe, no? Gente che ha rovesciato il meccanismo del rapporto con i dipendenti, ottiene una qualità spaventosa e ottiene guadagni enormi. Qui vicino abbiamo la fabbrica del Kashmir, vicino a Perugia, no? Hanno distribuito 6 milioni di euro di premi ai dipendenti in una situazione di crisi così. C'è a Fabriano, uno dei leader mondiali dei sistemi di controllo, di misurazione superatomica dei pesi, eccetera, eccetera. Ci sta Abuca, vicino a Città di Castello, per dirne soltanto tre, ma ce ne sono decine in Italia. Sono queste le aziende che funzionano e che la crisi non sanno che cos'è, ma perché hanno delle altre logiche di impresa, perché hanno un rispetto per i lavoratori. Io sono restato veramente disgustato dal fatto di non aver sentito nessuno, neanche i sindacati, non so come sia possibile. Vi ricordate i discorsi che si facevano su Marchionne? La Fiat, gli operai devono accettare, addirittura Renzi ha dato ragione a Marchionne e c'erano i sindacati incazzati con Marchionne, però su che cosa erano incazzati? Su questioni di principio, su questioni tra virgolette politiche, giuste per carità, ma io mi sono stupito che nessuno
avesse fatto un minimo di inchiesta chiedendosi: ma perché la Fiat sta nella merda? Perché tutti i giornali, tutti i politici, tutti i commentatori televisivi avevano ascoltato che la Fiat stava nella merda perché c'era la crisi del mercato. Fiat ha perso il 20% delle vendite. Contemporaneamente Volkswagen è aumentata del 20% le vendite. Allora c'è la crisi del mercato. Ma c'è chi nella crisi del mercato aumenta del 20% e c'è chi perde il 20% del mercato. Che differenza c'è? Cos'è che fa Marchionne che Volkswagen non fa? Beh, una grossa differenza che ho scoperto telefonando alla Fiomma di Torino, della Fiat, la storica Fiomma di Mirafiori. Il telefonato gli ho detto: ma ad esempio, scusatemi, ma la Fiat ha una politica energetica? Produce la sua energia? Vede che non mi hanno saputo rispondere. Ho continuato un po' per il coglione, a un certo punto mi hanno detto: sì, facciamo un operaio, un sindacalista un po'. E lui lo sa com'è questa storia, allora telefono a questo sindacalista, questo lui mi dice: no, ma io non lo so, è un altro compagno che lo sa, telefono a quest'altro compagno, e gli dico: senti, allora sai cosa ha fatto la Fiat? Niente. La Fiat ha messo pannelli fotovoltaici per l'elettricità soltanto sulla Ferrari, perché lì c'è Montezemolo che un minimo ragiona ogni tanto, ma sulle altre fabbriche al sud non c'è un solo pannello fotovoltaico, non c'è niente. L'elettricità costa anche alla Fiat, e se ti costa di più poi le tue macchine ti costano di più oppure devono essere di qualità inferiore. E poi ho chiesto: ma come funziona il fatto che Volkswagen paga il doppio gli operai tedeschi e voi pagate la metà, venite pagati la metà? Ma ad esempio avete dei sistemi, ad esempio, di gruppo d'acquisto? Io mi ricordo, no, che l'Italia era famosa nel mondo perché gli operai, i contadini si mettevano insieme, i mulini popolari, le COP. La COP è nata da un gruppo d'acquisto. L'Unipol è nato da una forma di finanza solidale tra i lavoratori. Queste robe qui sono sparite, sono diventate aziende come gli altri, non si occupano più di avere un rapporto diretto con la classe operaria. E questo mi ha detto: guarda, ma non c'è nulla di questo genere, abbiamo uno spaccio interno, ma si paga come in un supermercato, uguale. Faccio la stessa inchiesta in Germania, cosa scopro? Che in Germania tutta l'energia prodotta che serve per le fabbriche Volkswagen è tutta prodotta dentro. Hanno addirittura i mulini a vento dentro le fabbriche, poi hanno questi parchi eolici nell'oceano sterminati. Ma non solo, hanno un gruppo d'acquisto fatto dal sindacato e dall'azienda in collaborazione, perché poi l'operaio tedesco è dentro il consiglio d'amministrazione della Volkswagen, per cui decide le scelte strategiche insieme ai grandi manager, e magari ogni tanto degli operai c'hanno anche delle idee più intelligenti dei manager. E cosa succede? Che il salario di un operaio tedesco, che è il doppio di un operaio Fiat, poi quando va a spendere i soldi c'è una carta sconti su tutto, dalle scarpe per i bambini al cinema, al ristorante, alle vacanze, all'assicurazione, qualunque cosa, l'operaio Volkswagen risparmia il 20-30%, per cui prendono il doppio più il 30%. Roba pazzesca. E poi che cosa scopri? Che c'è proprio un altro meccanismo. L'estate scorsa c'è stato un luglio spaventoso in Germania, un caldo che non si era mai visto, e a un certo punto l'amministratore delegato di Volkswagen, il grande capo, dice al suo assistente: mi sembra che ci sia veramente molto caldo oggi. E il suo assistente dice: eh sì, c'è molto caldo oggi. E lui dice: ma i nostri operai saranno accaldati? E il suo assistente dice: sì, accaldati. E che cosa fanno per risolvere questo problema? Noleggiano una quantità mostruosa di camion gelateria e mettono i gelatai fuori dalle fabbriche a regalare gelati agli operai che escono. Spendono una valanga di soldi. Ci sono giornalisti che vanno dall'amministratore delegato di Volkswagen e dicono: lei, ragazzi, la situazione di crisi così, lei spende 50-100.000 euro per affittare tutti questi camion che distribuiscono gelati gratis a migliaia di operai Volkswagen. E lui dice: ma è ovvio, noi abbiamo l'onore di collaborare
con i migliori lavoratori del mondo. Il mio dovere come amministratore delegato è di onorare, di mostrare la gratitudine dell'azienda verso questi lavoratori. Se hanno caldo, noi gli portiamo il gelatino. Vi rendete conto? Cioè, sono due tipologie umane, c'è la stessa differenza che c'è tra un bonobo e un scimpanzé, è uguale, Marchione non scopa. E la cosa è questa, capite? È una follia, però non è finita. Perché? Volkswagen, a un certo punto, quando è iniziata la crisi, non è che hanno detto ma noi chi se ne frega, tanto noi siamo più bravi, vendiamo più automobili. No, no, hanno detto qui dobbiamo preparare qualcosa che rivoluzioni il mercato dell'auto. Come facciamo a vendere milioni di motori per auto che non facciano le auto, che non servono dentro le auto? E hanno un'idea straordinaria. Prendono il motore di un Apollo, un utilitario Volkswagen, che va a gas, il gas delle automobili è lo stesso che voi usate in casa per far cuocere la pasta, quello dei fornelli. Per cui tu metti questo motore della Polo in un armadio, ci colleghi il gas e il movimento che fa il motore, invece di azionare delle ruote, aziona una turbina che produce energia elettrica. Siccome comunque brucia, si scalda, abbiamo energia elettrica e calore. Quindi possiamo avere che d'inverno, con lo stesso costo per riscaldare la casa, noi abbiamo anche energia elettrica gratis. Un affare incredibile, si chiama cogenerazione. Esiste da molto. E che cosa hanno fatto? Hanno fatto una compagnia, un'azienda elettrica, che distribuisce in Germania con un contratto vantaggiosissimo, prima di tutto per gli operai Volkswagen, poi anche per tutti gli altri tedeschi, questi armadi che ti permettono di dimezzare del 50% la bolletta globale energia e calore. Venderanno milioni di questi motori ad uso di riscaldamento e elettricità, perché convengono. Per cui adesso stanno organizzandosi in tutta la Germania, in tutta l'Europa, a installare questo nuovo sistema. Toyota, anche loro non sono mica stupidi, anche Toyota ha già installato 50.000 di questi impianti in Giappone. C'è un problema. Fiat, cosa ha fatto Fiat? Questa tecnica, quest'idea di usare un motore di un'automobile per il riscaldamento domestico e la produzione di energia elettrica, si chiama Totem. È un brevetto della Fiat del 1981, 30 anni fa. Agnelli l'ha guardato e ha detto, ma cos'è sta cagata? Buttatela. E poi non c'hanno i soldi per pagare gli operai le licenze. Ma nessuno glielo va a dire, io voglio dire, ma perché io non ho letto questa roba qui da nessuna parte, nessun giornalista, nessun servizio televisivo? Ma è una roba enorme, è una roba enorme, neanche la FIOM lo sa. Capite che c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa nel modo di ragionare che non funziona. Cosa? Siamo sempre lì, all'uovo di Colombo. Sarebbe semplicissimo. Non è che c'era che Volkswagen ha fatto un'invenzione nuova, geniale. No, no, no. Ha usato una roba vecchia di 30 anni. Il problema è che se uno ragiona in una certa maniera, se ha la sindrome dell'antico romano che l'operaio lo deve dominare, perché la vera soddisfazione è poter licenziare quegli strozzi della CGIL, senza magari ascoltare, magari c'è qualcuno della CGIL che ti dice guarda che Totò sei pirla, l'hanno buttato via, perché non lo recuperi adesso che serve? Vi racconto un'altra storia. La storia della Interface. C'è un bellissimo DVD, un
questi documentari molto impegnati ma anche divertenti, che si chiama Corporation, lo trovate dappertutto in italiano, e in questo documentario c'è un'intervista all'amministratore delegato di questa azienda che è il leader mondiale delle moquette. E a un certo punto, questo è molto simpatico, uno tocca la mano, dice, io un giorno mi arrivano i sindacati e mi dicono vogliamo fare una riunione sulle strategie ecologiche rispetto dell'ambiente di questa azienda, perché noi vogliamo lavorare in un'azienda pulita. Sapete come sono i sindacati, non potevo dire di no, perché sono dei rompi coglioni. Allora dopo facciamo questa riunione, la fissiamo, non avevo tempo di prepararmi, però quel giorno lì, prima della riunione, vado in libreria, prendo tre libri al volo, gli do una scorsa, vedo che cosa dicono e trovo un libro che mi affascina. E vado dagli operai alla riunione e dico guardate, io vi devo ringraziare perché grazie alla vostra sollecitazione oggi ho dedicato un'ora a dare una letta a questi libri ecologici, in effetti è molto interessante. Datemi 30 giorni di tempo, il piano ecologico dell'azienda e poi ne parliamo. I sindacati se ne vanno pensando alla solita presa per il culo dei padroni stronzi e invece questo qui in 30 giorni fa una cosa che rivoluziona tutto il sistema. Attenzione, vorrei che voi notaste che è una banalità quella che lui fa. Non è niente di geniale, perché è sempre lì. La cosa straordinaria è che è sempre l'uovo di Colombo, cioè è sempre una stronzata pazzesca che se la sai hai risolto il problema. Lui nel momento in cui dice come posso fare un'azienda più ecologica è costretto a farsi la domanda che qualunque manager dovrebbe fare il primo giorno che diventa amministratore delegato di un'azienda, cioè con che cosa facciamo le moquette? E siccome questa era una multinazionale con varie sedi in tutto il mondo, ogni sede aveva autonomia su certi materiali, l'acquisto delle materie prime eccetera eccetera, scopre che non aveva questa informazione. Quindi fa un censimento delle materie prime che vengono utilizzate da tutte le filiali di tutto il mondo, scopre che usano più di 5.000 sostanze. Va dai chimici con questa lista di sostanze e dice scusate, ma noi siamo obbligati a usare così tante sostanze, tra l'altro un sacco di roba velenosa, cancerogena, eccetera, eccetera. I chimici si mettono lì a lavorare un paio di settimane e cosa fanno? Eliminano tutti i doppioni, tenendo le sostanze che erano quelle meno tossiche, meno disastrose per l'ambiente. Riescono a fare le stesse moquette uguali, precise, identiche, senza cambiare niente, invece con 5.000 sostanze, con 800 sostanze, e scelgono 800 sostanze non tossiche, perché in fondo la moquette la tiene in casa, è meglio se non ha delle emissioni maggiori di una centrale nucleare. E quando fanno questo cambiamento, si accorgono che possono mettere una pubblicità. Noi siamo l'unica azienda che fa la moquette ecologica a Tosca. Grande successo. Però che cosa si accorgono poi? Che essendo tutta ecologica è anche tutta riciclabile. Allora iniziano a fare dei contratti con i clienti che dicono quando io ti vengo a ritirare fra 8 anni la moquette usata, te la ripago. E se tu prendi di nuovo una moquette interface, te la pago ancora di più. Per cui fanno la moquette ecologica a tossica riciclabile. Aumentano ancora le vendite e iniziano a ritirare le moquette dopo un po' di anni ovviamente. E quando ritirano le moquette ecologiche dopo un po' di anni, che cosa scoprono? Che non sono tutte consumate uguali, perché davanti all'ascensore è pelata, nell'angolo non è pelata, è quasi nuova. Allora cosa fanno? La moquette modulare. Dopo 2 o 3 anni inizia a sostituirti i pezzi più consumati, ma in questa maniera la moquette invece di durare, che so, 5 anni ne durerà 8, 9, 10. Grandissimo successo! La moquette ecologica, a tossica, riciclabile, modulare. Era il leader mondiale 15 anni fa, adesso è il super leader mondiale, ha distanziato i concorrenti di 2.000 chilometri, proprio, ma non c'è nulla di estremista, non c'è nulla di particolarmente geniale. Si sono messi a ragionare su quello che stavano facendo, senza avere la logica soltanto che devo vincere, ma che se riesco a vincere e anche a fare delle cose buone
che danno inconvenienza ai miei clienti. I miei clienti vogliono più bene, se io non distruggo l'ambiente anche gli operai sono più soddisfatti, lavorano meno, eccetera, 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 eccetera. Capite? È una logica completamente diversa che mette l'essere umano al primo posto invece di mettere al primo posto la prevaricazione, il fatto di dominarti, di sconfiggerti, io vinco, tu perdi. No, possiamo vincere tutti e due. E io penso che questa logica che sta venendo fuori poi riuscirà a mettere al primo posto l'amore. So che è retorico parlare d'amore, però guardate che è una roba importante. Cioè, è una delle basi fondamentali della vita, è una delle gioie più importanti della vita. Il fatto di immaginare una società pacifica, amorevole, che se tu stai male in mezzo alla strada qualcuno si ferma e ti aiuta, dà più fiducia alla gente vive meglio, si sente meglio. E se noi mettiamo al primo posto i sentimenti, l'essere umano, che cosa scopriamo anche? Che forse potremmo raccontarlo, che c'è questa idea dell'essere umano che è un po' sfigato, ma non è vero. Ad esempio, io non so perché, non ho trovato su nessuna pagina di un giornale questa grande notizia, hanno fatto una ricerca incredibile in tutto il mondo e hanno scoperto che ci sono 49 persone che sono sopravvissute precipitando da un aereo per più di 5.000 metri. Sono sopravvissuti. Vabbè, hanno avuto un po' di culo, sono finiti sul tetto inclinato, su un cumulo di neve, su un albero, però comunque è una notizia grandiosa, no? La gente che casca dagli aerei, vuol dire, quando succede, generalmente muoiono di infarto prima di arrivare al suolo, perché sono sicuri di morire, perché non sanno che qualcuno è sopravvissuto. Se sapessero che qualcuno è sopravvissuto, si darebbero a fare, nuoterebbero, farebbero delle cose interessanti. Ci sono della gente che è sopravvissuta in situazioni allucinanti. C'è questa ragazza che è stata massacrata di botte a New York, in cima a un grattacielo da un gruppo di tempisti, che poi l'hanno buttata giù dal grattacielo. Lei sapeva che c'era della gente che era sopravvissuta a 5 metri, ma non so quanti momenti sono così, potrei anche sopravvivere. E cosa fa? Anche per l'istinto della scimmia bonobo classico, quando casca dall'albero, fa sì, non si dava da fare, magari trovo qualcosa. Colpo di culo, trova il cavo del televisore che pende dal grattacielo e però non riesce a salvarsi perché il cavo, sono tutti i fedini che si staccano, però sta roba qua la rallenta, la rallenta, la rallenta, la rallenta, arrivata all'altezza del 17° piano, trova un cavo lì, era un grattacielo di merda, era pieno di cavi che pendeva e questa riesce a beccare l'altro cavo, però anche quello non regge, per cui c'ha chiudino, chiudino, dindon, 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 però anche questo rallenta leggermente all'altezza del 7° piano. Ci sono due chiodini contemporanei per cui le danno un attimo di rallentamento reale, poi si staccano, ma lei utilizza quella frazione di secondo di rallentamento per buttarsi su un balcone. Bussa! E la signora ha detto, ah, oh, cosa fa lei? Un balcone al 7° piano, cioè, io lo scrivo dopo, c'è un telefono. Telefono alla polizia e fa arrestare i tempisti che stanno scendendo con l'ascensore, ci mettevano molto di più, prima che arrivano giù, la festa. L'essere umano è strepitoso, ha dei superpoteri che sono delle cose allucinanti, però dobbiamo dire che se no non sa nessuno si diffonde il pessimismo, no? Siamo pieni di depressi, c'è niente da fare, dai su andiamo al cinema, chi è me? Il cinema è morto. Nel 1950 e vaffanculo! Ma questa roba qua, questa mancanza di speranza, questa mancanza di determinazione, questi qui io vorrei, se io fossi anche mio padre non fa la Presidente della Repubblica, sarebbe stato un disastro, perché mio padre alla prima sfilata ai carri si suicidava sul colazziere dopo 5 minuti. Se io avessi il potere farei una legge con delle condanne, ma non anni di carcere, delle cose umilianti pubbliche, no? E quelli che dicono la nostra gioventù non ha più speranze.
ragazzone enorme, bello, grosso, un fascio di muscoli. Io faccio parte di una generazione senza speranza. Cazzo, ma allora i nostri nonni che stavano tra la prima e la seconda guerra mondiale, cosa devono dire? Quelli che abitano in Bangladesh, devono spararsi subito al cervello, perché se questi qua con il cellulare, la casa, la macchina, la moto, tutti belli, tutti cose, con i loro jeans attillati non hanno più speranza. Questa retorica di merda di sinistra, non sono più, guarda, sono di sinistra della generazione, ma non sono più, non sono più, qualunque stronzato va bene e punti dalla colpa agli altri, ma no, ma diciamolo, ma su via. Se parli così piano, io sono disposto a interrompere e interrompere, dimmi. Okay. Io adesso vorrei fare un piccolo quadretto, sempre per spiegare questo problema del perché nasce il problema e di dove nasce il problema. Noi, sapete, abbiamo, ne sarete forse accorti, un tragico problema tra maschi e femmine. È veramente difficile intanto mettersi d'accordo. Io adesso vi do tre informazioni che sono sicuro che voi cambiate il meccanismo, e vorrei che vi ricordaste di me, perché avrete un crollo verticale delle risse domestiche. Io giro da anni facendo questo discorso. Ci fosse qualcuno che mi dia retta sul ministero del matrimonio felice, non c'è neanche a chi dice. Scritto anche a Bersani, prego, cazzo, cosa c'è più? Ma come c'è? Cazzo. Allora, la roba scientifica, sempre l'uomo di più. Allora, siamo diversi, forse ne eravate accorti anche voi, ma non siamo diversi soltanto perché voi avete le tette e noi no. Noi poi abbiamo delle altre robe molto belle, ma insomma. Siamo diversi, proprio cervelli diverso, non è uguale. Innanzitutto una buona notizia per i maschi, cari colleghi, c'è niente da discutere, il nostro cervello è più grosso di quello delle donne. Voi sapete che per noi le misure sono tutto, e abbiamo questa grande soddisfazione. Ce l'abbiamo più grosso noi, ok? Però poi quando sono andati a fotografare dentro il cervello, io sento un po' di rabbia da parte di donne. Ah, fermi, calma. È così. Ma quando sono andati dentro a guardare il cervello delle donne, queste macchine moderne, e hanno contato i neuroni, cioè le cellule del cervello, che non sono uno, ma ognuno, sapete che sono due, una cooperativa, hanno detto, che cosa hanno scoperto? Che maschi e femmine hanno nel cervello lo stesso numero di neuroni. Cioè, praticamente, siccome noi abbiamo più grosso il cervello, i neuroni sono più distanti. Questo spiega perché siamo così lenti. C'è mia mamma che ha 84 anni, mi fa una domanda, dopo una decina di secondi, dice, allora risponde, ma cazzo sto pensando. La domanda è partita, arriva, deve arrivare prima cosa, poi si deve creare, poi pare parte. Ma non solo così. Voi donne avete il 30% in più di connessioni cerebrali. Ti spiega perché tu parli con una donna e lei contemporaneamente ti ascolta, guarda la televisione, guarda la chiesa, se arriva la sorella, e tu dici, mi ascolti o no? Non perdo una parola. Le donne hanno il 10% in più di bucce del cervello, che è quello che distingue l'essere umano dal bonobo, cioè le donne sono più umane. Quello che vogliono scopare di me. Poi noi, dice, tesoro, scusami, con questo vestito è più bella questa borsa rossa o questa fucsia? Non abbiamo i coni negli occhi, noi non distinguiamo i colori, che cazzo volete? È uguale, non c'è di fare una domanda cattiva. Prima di fare una domanda documentati, non c'ho quel pezzo lì. Dice la donna, no? Quante volte avete sentito, cari colleghi maschi, queste donne che ci dicono, ma insomma, non ti sei reso conto che io ero triste, che ero teso? No. Assolutamente no. Ma non mi interessa, non è che non mi interessa, non mi sono reso conto. Perché? Ma perché voi sono milioni di anni che vi siete evolute perché
capire se il bambino, una sbocchettina, è mal di pancia, dolore, è noia, è colica o sta morendo. Noi no, non ci prendiamo cazzo, il bambino è proprio. Noi non vediamo le espressioni e non facciamo le espressioni. Quindi, no? Perché poi un po' le facciamo anche noi, poi c'è il fatto che se, tutti i maschi, no? Se lo sono chiesto da tutti, arrivi a casa. Non è che dici una cosa falsa, ma una roba che proprio non è completamente esatta. E lei ti guarda e dice, menti. Come fanno? Perché loro leggono i toni della voce, loro le sfumature del pianto, ce ne hanno 25. C'è una cosa mostruosa. Chi è che poi nel Medioevo le bruciava? Cioè, chi te l'ha detto? Il diavolo! Quindi se la strega, vediamo un po', non c'è una possibilità, via. E via così. L'unico, no, aspetta, no, poi la litigata che avete fatto tutti, qui però dovete stupirvi un attimo, perché io so di tutti voi una litigata che avete fatto. Voi pensavate che è una cosa personale vostra, il vostro rapporto con quella signora, no, no, è una cosa che tutti gli esseri umani hanno. E funziona così, tu sei per la strada con la donna che ami, tutto va benissimo. C'è veramente grande amore e felicità. Armonia, felicità. Passa un'altra donna, un piccino, lei si incazza e improvvisamente diventa una merda da calpestare a calcio. Allora, uno scienziato americano, che il suo mondo aveva fatto, cosa ha fatto? Ha preso decine di persone che mandano in giro con dei sensori sulla testa per verificare cosa facevano quando passavano altri esseri umani. Cosa hanno scoperto? Che la donna guarda i maschi che passano di più di quanto il maschio guarda le femmine che passano. Soltanto che la donna si è evoluta, è sempre lì la storia, perché c'è una logica nella realtà, per milioni di anni per fare il conto, controllare che i bambini intorno non si ammazzassero. Quindi ha sviluppato un campo visivo a 380 grammi. La testa, e qua, lei vede benissimo, invece la camicia è un po' più larga, i calzini non sono entrati. Noi maschi no, abbiamo un'altra funzione genetica, cioè noi ci siamo evoluti per vedere che laggiù in fondo, se quel giallo, se è una tigre con i denti a sciambola o dei fiori di ginestra. Abbiamo le pupille che sono del 10% più larghe delle vostre, ma sono dei binocoli, il nostro campo visivo è così. Qua io non vedo niente, e devo girare, se non mi vedo. Perché devi pensare che tu puoi guardare come cazzo che vuoi perché hai gli occhi sui lati e io no? Io non si può vivere senza guardarsi intorno, lo sapete benissimo, infatti siete sempre lì a guardare. E poi mi casate con noi. Poi dici, alla parola, anche la parola, non parliamo per lo stesso motivo, e quello è il problema che non si capisce. Il maschio parla per comunicare delle informazioni. La donna parla per comunicare delle emozioni. Uno dei grandi misteri. Tua moglie va ormai una settimana con l'amica, torna a casa, la prima cosa che fa è telefonare all'amica. Mi hai dimenticato la roba. No, è che lei racconta, scambia con l'amica, condivide con l'amica le emozioni del tuo. Risultato, un maschio chiacchierone pronuncia ormai più di 7.000 parole al giorno, una donna arriva a 21.000 senza parole. Con un corollario, i maschi pensano che la cosa fondamentale sia la lunghezza del pene, non è vero, è quanto tempo passi a ascoltare tua moglie quando parla. E attenzione, l'avrete notato che c'è una sfumatura di sadismo nelle donne, perché quando è che c'è un discorso che non si può evitare. Quando tu stai uscendo però con un documento di lavoro, sei leggermente in ritardo, sulla porta, lei ti dice, sai, ho avuto un problema con mia sorella. E tu devi scegliere cosa vuoi fare. Ipotesi A, lei dice la verità, tesoro, guarda, io in ritardo, quando torno a casa mi spieghi tutto quello che è successo con la tua sorella. Male, non trombi più per un mese. Che scusa? Funzione B, stai lì e fino a che. E devi. Loro guardano,
Arrivi due giorni dopo la tua, ma hai salvato il matrimonio. Avete delle scelte davanti. Lo dobbiamo sapere. Noi, insomma, signore, siamo nella merda. Abbiamo meno cervello di voi, niente coni invisibili, non sentiamo un cazzo, non leggiamo le cose, non abbiamo interconnessioni destra e sinistra, parliamo pochissimo, abbiamo un campo visivo da lumaca, c'è un solo settore in cui proprio vi battiamo brutalmente, cioè noi abbiamo due volte e mezzo più grande del vostro l'area che si occupa del sesso. Una femmina molto caliente nel periodo fertile del mese arriva a pensare al sesso fino a 8 volte. Un maschio pensa al sesso una volta ogni 56 secondi. Un altro settore in cui dibattiamo alla grande è che noi abbiamo una capacità sconfinata, straordinaria, strepitosa, di imitare il canto degli uccelli. Non serve un cazzo, ma sappiate che lo volete. Poi, un'altra cosa che mi sono molto chiaro, noi siamo capaci, per tutta una serie di ragioni, di creare delle strutture tridimensionali nel cervello, di quello che vediamo esternamente, e rotearle nella nostra mente. E questo spiega perché siamo molto più bravi di voi a fare manovra al parcheggio. Però attenzione, chi dice donna al volante, pericolo costante, dice una stronzata, perché su 10 incidenti 8 sono causati da un maschio. Il motivo è molto semplice, ogni 56 secondi ci scappa la passera e prendiamo il controllo. Ma tutta questa cosa qui, questa non comprensione dei meccanismi, è pazzesca, perché poi anche il sistema muscolare funziona in maniera diversa. Quindi anche il sistema muscolare, sì, anche il sistema muscolare. Allora, hanno dimostrato che nel tempo in cui una donna, masticando il chewing gum, consuma 6 calorie, nello stesso tempo il maschio consuma 11 calorie. Sì, stai aggiungendo. Attenzione. La donna è madre, anche se non ha figli, è madre strutturalmente. Qualunque cosa fa la donna nel suo cervello è un'azione infinita, perché essere madre è un'azione infinita. Non c'è un momento della tua vita in cui tu smetti di essere madre, o sei un po' meno madre. Quindi, qualunque cosa fa la donna, lo fa perché deve reggere nel tempo, quindi anche quando mastica il chewing gum, l'affronta con una prova infinita, cioè mastica col minimo di sforzo. Questo è un secolo di... Il maschio, al contrario della donna, vive per emergenze. Noi siamo un optional che quando non serve va riposto. Infatti cosa succede? No? Cioè l'emergenza, tigre con dentro sciamo, poi finito. Trovare cibo, trovare la cosa del pesce, poi fare figlio. Cioè noi andiamo, ci sediamo, perché deve avere il massimo di forza nel momento cruciale, poi non sappiamo più un cazzo della specie, siamo solo di traccio, quindi la natura ci ha fatto che devo dire stand by. La donna, quando è in stato di relax, siccome è sempre male, spegne al massimo il 30% del cervello. Il maschio, quando è in stato di stand-by, spegne il 90% del cervello. Cioè, anche parte delle funzioni vitali primarie vengono spente. È in catalessi. Ti viene in mente niente che mi è successo ultimamente a caso? Tu sei lì tranquillo, beato, nel tuo nulla cosmo che ti stai ricaricando, pronto alla prossima battaglia, ma momentaneamente assente. Arriva lei e dice, amore, ciao, cosa stai pensando? A niente. Dai, non è possibile che non pensi a niente, no? Si pensa sempre a qualcosa.
pensa niente. Ma dai, su, dimmi a cosa stai pensando. Ma non penso a niente. Ma no, allora non puoi dirmi a cosa stai pensando. Allora hai la madre, devi fare il casino. Donne, quando vi diciamo che non pensiamo, non pensiamo a niente, ci abbiamo un sparogramma piano. Però quando mastichiamo il chewing gum, per noi, come qualunque azione che facciamo, che ci fa uscire dallo stand-by, è un'emergenza galattica. Noi in chewing gum non vogliamo semplicemente masticarlo, noi vogliamo azzerarlo, annichilirlo, distruggerlo, cancellarlo dalla faccia della terra, farlo fuori, farlo a pezzi, stritolarlo. Quindi mastichiamo il chewing gum con la massima potenza possibile. Coinvolgiamo anche le dita delle mani e dita. Consumiamo 11 calorie perché voi ne consumate 6. Allora, io spero che questa divagazione possa andare insieme a tutto il discorso che abbiamo fatto prima. Cioè, è l'uovo di Colombo. È una cazzata mostruosa, solo che non ci hanno dato le informazioni fondamentali. Non ci hanno dato le informazioni fondamentali sul sesso, sull'amore, sulle tecnologie, su come funziona la cellula, sui neuroni a specchio, sulla storia che è passata, perché se non si sapesse in giro che veniamo da una genia di assassini, magari qualcuno farebbe delle robe per liberarsi di questa cultura della vittoria, della sconfitta, del dominio, della vendetta. Noi, attenzione, viviamo tra l'altro una cosa straordinaria, che tutta una serie di fatti che avvengono in Italia non lo dice nessuno. Perché? Perché sono fatti che sono incomprensibili per gli italiani. Quindi è meglio non saperlo. Voi tutti avete sicuramente sentito parlare di Nelson Mandela, personaggio grande, no, che non lo fa, Nelson Mandela ha evitato la guerra civile in Sudafrica, ha evitato milioni di morti, ha evitato che in Sudafrica ci fosse la vendetta della guerra civile, delle vittime che hanno subito per anni, quando hanno preso il potere, non ci sono messi a massacrare per le strade i razzisti. Guardate che Nelson Mandela ne hanno fatte un pochino, 25 anni di carcere duro su un'isola a spaccare le pietre e fare sabbia, cioè la media della gente esce incazzata. Allora, se io, un gruppo di persone, e ho tutte le prove possibili immaginabili che questo gruppo di persone ha fatto delle stragi, ha torturato, ha fatto delle cose terribili, è giusto che io li punisca? Nella nostra cultura è un fondamento fondamentale, lo troviamo persino nella Bibbia. Occhio per occhio, dente per dente. La Bibbia ci insegna che noi dobbiamo punire quelli che hanno compiuto dei gesti terribili. I sudafricani si trovano davanti a questo problema. Cosa fare dei criminali dell'apartheid, dei criminali di guerra? E loro però hanno una cultura diversa dalla nostra, perché nella cultura nera del Sudafrica c'è un elemento fondamentale, che è il fatto di fare qualche cosa per risarcire la vittima. E loro pensano una cosa, siccome loro hanno capito la storia dei neuroni a specchio: se io do la possibilità al torturato di sgozzare il torturatore, non è bello per il torturato, perché per sgozzare il torturatore lui deve uccidere la sensibilità per il dolore dell'altro, così come ha fatto il torturatore quando ha torturato lui. Quindi loro dicono: noi non possiamo distruggere la nostra sensibilità per i fiori, per il mare, per l'amore, per i bambini, per il sesso, per il mondo, perché dobbiamo vendicarci. Non ci piace. Noi dobbiamo fare un'altra cosa. Quando io ho subito 100 frustate intorno al mio paesello e lo racconto alla mia mamma, lo racconto a mio fratello che mi ama, per un meccanismo ovvio, banale, loro saranno portati a pensare che io sto esagerando, perché non possono sopportare la misura del mio dolore, quindi cercheranno nella loro mente di diminuirlo. E se io dico che ho preso 100 frustate, loro penseranno: speriamo che siano solo 75,
Ma io ne ho prese 100 di frustate, le più terribili sono state le ultime 25. E allora io voglio che venga riconosciuto il mio dolore pubblicamente. Questa è l'unica cosa, la condivisione, che le persone sappiano del mio dolore e che ogni persona si prenda un pezzettino del mio dolore, condividendolo. E che cosa fanno? Fanno i tribunali del perdono. Prendono tutte le vittime, le mettono davanti alle telecamere, gli fanno raccontare che cosa hanno subito. Prendono tutti i testimoni e fanno la stessa cosa. Poi vanno dai colpevoli, dagli assassini, dai torturatori e gli dicono: voi siete accusati di questo. Se voi venite a raccontare davanti alle telecamere quello che voi avete fatto nel dettaglio, noi vi perdoniamo. Voi muffrete prigione. Attenzione, non è buonismo, perché poi prendono questi video e per 10 anni li trasmettono sulla radio e alla televisione. E la madre, la figlia, la sorella, la moglie del torturatore sapranno nei dettagli quanto questo è un essere che ha perso il senso del bene e del male, della sensibilità, di tutto, il senso dell'orrore. Non è più un essere umano, è qualcosa di orrendo. Ma loro non fanno fare un solo giorno di prigione a tutti gli assassini, a tutti i torturatori, e così ottengono 2 risultati, evitano la guerra civile e mettono nella loro cultura, costruiscono nella loro cultura un senso dell'inaccettabilità della tortura, perché l'hanno raccontata completamente. Capite che questo è un bene collettivo per una società enorme, non era mai successo nella storia del mondo. Non era mai successo, sono i primi, Nelson Mandela e questo vescovo Tutu, sono i primi che hanno questa idea, riescono a metterla in pratica e vanno avanti 10 anni. Leggetevi se avete voglia la storia di questi tribunali, è qualcosa di terribile. Tutu racconta, questo vescovo, che lui ha passato 10 anni a piangere, perché questo tribunale era una cosa inimmaginabile, quello che avevano fatto questi cani velenosi, queste macchine impazzite, perché un essere umano che ha la sensibilità per gli altri esseri umani non può fare delle cose così, non può. E allora capite che abbiamo iniziato parlando di ecologia, di produzione di energia elettrica, poi siamo passati a vedere come funzionano i sistemi di lavoro, perché le aziende sono in crisi, abbiamo parlato di rapporti tra maschio e femmina, cioè è tutto collegato. La cosa grandiosa di questa rivoluzione ecologica è che noi riusciremo a farla soltanto se metteremo in discussione il nostro modello di vita, il nostro senso della vita, i nostri obiettivi. Che cazzo volete fare della vostra vita? A me la cosa che mi dispiace di più di tutto quello terribile che succede in Italia è che ho la sensazione che ci siano milioni di persone che non hanno nessun senso della loro vita, nessun obiettivo esistenziale, non vogliono andare a fare nessuna cosa, vivono, si trascinano, a un certo punto muoiono e finita lì. Io invece vorrei che ci fosse, io credo che questa società potrebbe risvegliarsi veramente se ci fosse un senso della vita. Se la gente avesse capito il mio obiettivo, non mi interessa quale, ma l'importante è che tu ce l'abbia. Può essere il giardinaggio, può essere aiutare gli altri, può essere ridere, scherzare per tutta la vita, però deve essere una cosa che per te è potente, che tu vuoi fare, non che è venuta fuori per errore, perché era così, ho fatto quel mestiere lì, ho sposato quella donna lì. E io credo che noi abbiamo i superpoteri. Superpoteri a livello di magia pazzesca, eh? Sto facendo un'affermazione fuori da ogni consuetudine. E ve lo dimostro subito, perché lo sapete tutti, l'avete visto tutti. Facciamo un esempio sciocco, semplice, banale. Una donna che viene picchiata dal marito. E sicuramente ne conoscete qualcuna che è stata vittima, no?
E poi questa donna finalmente riesce a liberarsi di quest'uomo che la picchi, fa questo gesto di mancanza di sensibilità umana, che è la cosa più preziosa che noi abbiamo. E che cosa succede però? Questa donna è liberata da questo rapporto con questo stronzo. E incredibilmente, nella maggioranza dei casi, questa donna va a una festa dove ci sono 1000 uomini e a colpo sicuro ti becca uno che la picchierà. Vero o no? Oh, vero o no? Come fa? Sono superpoteri quelli! Sono superpoteri masochisti, cazzo! Ma se quella lì riuscisse a invertire il meccanismo, cioè capire come mai è portata ad andare a uno che la mena e invece spostare l'attenzione e cercare uno che la ami e la rispetti, questa potrebbe fare l'ira di Dio, perché ce li ha i superpoteri, è solo che non lo sa usare. E anche lì il meccanismo iniziale per capire questo processo è banale. Bisognerebbe capire semplicemente, già questa sarebbe una rivoluzione che cambia la visione del mondo, che il nostro cervello, il cervello umano, quante migliaia di anni ha? 20.000, ma in realtà che lo usiamo come noi, come lo facciamo oggi, molto molto meno anni. Il cervello umano è un'innovazione nuovissima, straordinaria, e non funziona molto. Non so voi se siete venuti qui stasera pensando di essere l'animale più intelligente del pianeta. Non vorrei dire che ma non è così. Siete solo l'animale meno coglione del pianeta, che è un'altra cosa. Il vostro cervello non funziona. La prova è molto semplice. Tutti voi vi siete trovati a casa, cercare le chiavi di casa, in tasca, non ci sono, cercate tutta la casa, non ci sono, dovete uscire, siete in ritardo, guardate in tasca, non ci sono, tutta la casa, non ci sono. Guardate in tasca, non ci sono, guardate in tasca, ci sono, dove erano? Allora, o voi mi terrorizzate che le chiavi di casa nel nostro universo, intanto giro in quello che vanno a fare, bevo un caffè, poi torno ed è per quello che non le trovavo, oppure dovete ammettere che il vostro cervello funziona a tratti, un po' funziona, un po' no. Guardate che non è semplice il fenomeno delle chiavi di casa in tasca che non ci sono, perché quando tu infili la mano in tasca, la tua mano, povera bestia, la chiave la sente e fa il suo lavoro, cioè manda il segnale chiave al cervello. Nel cervello c'è un ufficio dove c'è uno che è un coglione, la bestia di casa, un scimpanzé, che perché c'è tutta una storia che lui era stato traumatizzato perché c'era la zia Rosina che da piccolo gli faceva il ganascino, quello che c'era. Allora c'è qualcosa che in quel momento associa la chiave di tasca in tasca con la zia Regina e lui non vuole vedere questa cosa. Allora prende il file della sensazione della chiave in tasca, lo butta via, va nell'archivio, prende dalla tua memoria la sensazione della tasca vuota e te la sostituisce. E tu stai toccando la chiave e non la senti. Vero o no? C'hai il libro davanti che stai cercando e tu vedi la biblioteca. Che l'ha cancellato, non è che non lo vedi, cioè come nei film durante le rapine, ti ha messo un'altra registrazione del corridoio vuoto e intanto sono i rapinatori che ballano, quello del guardione del cervello, cioè, non c'è, se l'ho messo, se è davanti, ma non c'è, guarda, potete anche leggere tutti i libri dietro, perché state leggendo quelli della settimana scorsa. Guardate che questo è un grosso problema, questo ve lo lascio, non so una soluzione, però secondo me c'è una cosa che, no? Cioè non sa così, ad esempio, quando c'è litigata che avete fatto tutti, chissà quante volte, no? Tu hai detto che... No, non l'ho detto. Voi siete disposti ad andare in tribunale e farlo condannare a morte, siete certi? Però io di mestiere faccio delle ricerche, leggo dei libri, segno le cose sui libri, poi scrivo il mio testo, cito la memoria, poi vado a prendere il libro per copiare la citazione giusta. Voi non sapete, io ho scritto 45 libri, voi non sapete le volte che io poi sono andato a cercare il libro che voi citate, non c'era.
Io mi ricordavo proprio un fotografico in basso a destra con l'apice rosso, non esiste, te lo sei inventato te. La realtà è che quando uno ti dice, quando dice, tu hai detto questo, dice no, non è vero. Forse, hai ragione, forse non c'è niente. Non puoi più litigare con il rispondente. Non lo pensavo, non controllo. Ogni tanto sono 5 minuti di mona, non so quello che dico. Ma voi dovete vedere quanti problemi risolvete. Non è vero. La coscienza di avere un cervello che funziona ogni tanto. Uno sta attento, no? Poi voglio dire, cioè, spero che ogni tanto la cosa stai attento. Cazzo! È una cosa veramente impressionante. Impressionante il meccanismo. E anche lì noi siamo convinti di essere superiori, che so ad esempio ai selvaggi dell'Australia, no? I nativi australiani, quando sono tutti nudi, con il selvaggio, non so. Abbiamo una grande cultura. E questa cultura, ci sono delle cose che sono fondamentali, ormai le siamo tutte, insomma, no? Se vuoi chiedere a chiunque, ti piace il tramonto? Dico, sì, bellissimo. Poi quando sono andato a dire, ma ti piace il tramonto? Ti siedi e lo guardi. Se fai click, ne vai, ti piace un cazzo il tramonto. Dice, guardate, avete mai provato a spiegare a qualcuno perché il tramonto è bello? È difficilissimo. Capire perché il tramonto è bello è una cosa di una difficoltà strepitosa, strepitosa. E perché è un motivo impalpabile, io mi siedo lì e vado in empatia, i miei neuroni a specchio, invece di reagire al sorriso di un'altra persona, reagiscono al sorriso dell'universo. Guardare il tramonto, anche se siete miscredenti come me, è una cosa profondamente spirituale. Perché io sento che c'è qualcosa tra me e questo mondo, che non è soltanto una cartolina che guardo, no, c'è proprio un mondo immenso. E io resto stupito dalla grandiosità di questo mondo e resto impressionato dalle piccole variazioni dei colori del sole, una cosa bellissima. Se la gente riuscisse a godere del tramonto, cambierebbe questa società subito, perché, come abbiamo detto, cambiare poi è facile, le tecnologie è facile, il problema è dietro la testa. Gli australiani, sapete cosa fanno con i ragazzini a 12 anni? C'è il rito di iniziazione. Il ragazzino parte con il zio materno, che sono una popolazione matriarcale, e camminano per 10 giorni e si fermano ogni tanto in dei punti in cui l'universo è bello. Lo zio non parla, non insegna niente, non c'è nessuna informazione. Si siede vicino al ragazzino e guardano insieme. I neuroni a specchio. Il ragazzino guarda lo zio, si identifica col piacere che lo zio ha di guardare il panorama, impara la bellezza del mondo attraverso i neuroni a specchio, condividendo quella sensazione. Arrivano in un posto, gli seppelliscono una roba per suonare, suonano questa tromba stranissima, poi la riseppelliscono, gli fanno un viaggio e si fermano in altri punti dove l'universo è bello. Recentemente hanno misurato nel sangue di queste persone la quantità di dopamina che c'è. La dopamina è questa droga naturale che dà piacere, allegria, euforia e fa funzionare meglio il fegato, il cuore, eccetera, eccetera. Gli australiani nativi, questi selvaggi, ignoranti, hanno 5 volte di più la dopamina degli australiani bianchi europei e degli europei, dei nordamericani e dei giapponesi. 5 volte di più. Cioè vivono drogati completamente di piacere di vivere dalla mattina alla sera. Questa è una roba che noi dovremmo iniziare a insegnare ai figli. E vorrei concludere dicendo una cosa che per me è stata un'esperienza che lì al momento quando ero piccolo mi facevo un po' incazzare, adesso qui 14 anni, così, tanto adolescenziale. Io avevo un problema drammatico con mio padre, e anche con mia madre, soprattutto con mio padre. Perché, allora, mio padre è una bravissima persona, però non ha la patente, non ha idea del sistema delle carte geografiche e però vuole decidere lui quando si gira a destra o a sinistra.
Mia madre ha la patente, capisce le carte geografiche, ma per una forma di schiavismo sessuale, quando mio padre le dice gira a destra, lei gira a destra. Risultato, vi giuro. Allora, noi partiamo una mattina alle 7 da Milano per arrivare a Francoforte in Germania, 7 di mattina, alle 2 di notte eravamo nel centro della Svizzera, cioè a 150 km da Milano, ma eravamo a 2500 metri di altezza e la strada finiva in un ghiacciaio. E voi capite, io ero leggermente sconvolto di far parte di una famiglia che non era capace di spostarsi lungo un'autostrada senza uscire in un posto che non c'entrava un cazzo. E la cosa però che mi distruggeva era questo fatto che ininterrottamente mio padre e mia madre, lungo tutta la strada, continuavano a fare: guarda che bell'albero, guarda che bella casa, guarda che bella casa, guarda che bella casa, guarda che bella casa, guarda che bella cieca, guarda che bella nuvola, guarda che... Io dietro impazzivo, cioè, basta! Mi sembrava di essere in viaggio con Topolino e Bimbi. C'era una roba allucinante! Allucinante! Adesso io sono padre, sono anche nonno, e quando giro in macchina per me perdermi è un trauma, capite, è tipico. Io giro con delle carte del Turing uno a uno per non sbagliare, mi fermo ogni 100 metri a chiedere informazioni e non sbaglio mai strada per principio. Però quando sono in macchina con le mie figlie, adesso con la mia nipotina, io continuo a fare: guarda che bell'altro, guarda che bella, guarda che casa, guarda che chiesa, guarda che bella lì. Ecco, ho capito che è fondamentale che tu glielo spieghi. Ed è fondamentale che i giovani da piccoli acquisiscono la dimensione, capitemi, non sto parlando di religioni su questioni, ma la dimensione vera, profonda, del magico, dello spirituale, di questo mondo che siamo, anche se siete come me più laici di una scarpa e non credete a niente. Però questo bisogna credere, che siamo in un mondo che è un miracolo. E attenzione, questo mondo è un miracolo e dentro contiene una legge straordinaria che facilita la novità, facilita la rivoluzione, l'idea pazzesca. Reggete ancora 5 minuti, se no finisco qua. La fate? Ma che gente è voluta. Però bevo anche, grazie. Allora, brevissimo, no? Non faccio più discorsi difficili. Le prime cellule erano monosessuali, cioè quando dovevano fare i figli, non facevano i figli, si spaccavano in due. Non era una cosa proprio gradevole, no? Perché orgasmo poco e poi insomma trovi che ti spacca in due, è un po' anche imbarazzante, insomma deve essere anche doloroso, credo, per la paura cellula. Funzionavano benissimo così, hanno colonizzato tutto il mare, tutta la terra, tutto il cielo, era pieno di ste cellule che quando si spaccano in due. A un certo punto l'universo si scopre la sua legge fondamentale. L'universo vuole la novità, vuole il casino, vuole delle cose imprevedibili che lo stupiscano. L'universo forse la sua legge fondamentale è proprio lo stupore. E cosa succede infatti? Che nasce la cellula sessuale. Guardate che è stato un casino, cioè dal punto di vista scientifico, ancora si chiama, ma come cazzo? Perché vuol dire, costruisci un apparato sessuale, soprattutto se ogni cellula sei in due, guardate che è un casino. Anche perché ti devi fare un sesso e poi devi girare a trovare uno che si è fatto un sesso complementare. Cioè, capito? Non è che ti basta dire, vabbè, come ce l'hai il sesso? No, 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 deve essere corrispondente, perché tu c'hai un sesso triangolare e quello ce l'ha ottagonale, non si scontra niente. È stato un disastro, le prime cellule provavano a scoparsi, sbagliavano buchi, non c'erano buchi, eccetera, eccetera. Cioè, la riproduzione sessuata è quella che ha dato vita al cambiamento, perché quando si spaccavano in due erano sempre quasi uguali, una mutazione ci impiegava migliaia di anni. E invece da quando i diversi suoni, quelli alti, bassi, grossi, bassi, corti, per capelli rossi, capelli gialli, capelli... un casino mostruoso. Guardate, la varietà di animali che c'è. Ci sono gli animali che fanno tutte le cose più possibili, immaginabili, che uno dice, ma come sono riusciti? Come hanno fatto gli uccelli a volare?
Guardate che per migliaia di anni sono state queste lucertole che si montavano dagli alberi senza nessun risultato. Però alle donne degli uccellini, siccome loro già avevano capito che se andavano avanti a fare sesso con quelli con i bernoccoli, poi alla fine cosa avrebbero ottenuto le figlie delle figlie delle figlie delle lucertole? Le piume. E siccome gli piacevano già le femmine, gli piacciono le piume prima che sappiano che esistono le piume, per secoli e millenni hanno scopato con le lucertole che si buttavano dagli alberi senza nessun risultato. Cioè, il bernoccolo era la cosa migliore che la lucertola era sessualmente eccitante. Capite che è una cosa pazzesca? Ci sono degli animali che hanno dei sistemi che sono fuori dalla grazia di Dio. Voi lo sapete che le papere sono delle papere che hanno tre passi. Perché scopano con tutti, ma hanno la passera per quelli che non gli piacciono e scopano e basta. Negli altri due passeri c'è l'uovo da fecondare. Ma le aprono sotto. Tu pensa una donna e dice adesso lo stai. Cioè, l'universo è geniale perché crea delle follie. E vi sarà successo anche a voi di cose impossibili che vi sono successe. Io vi voglio raccontare una cosa impossibile che mi è successa, ma proprio impossibile. Allora, mio nonno, che è una cosa possibile, questa muore, e mio nonno era un pazzo scatenato, il padre di mio padre. Andiamo a Luino, dove c'era il funerale, portiamo giù la barra in strada e ci troviamo davanti la banda di bersaglieri, perché mio nonno era un vecchio socialista, partigiano, eccetera, eccetera. Prima di morire si era messo d'accordo con i suoi amici bersaglieri che arrivano per suonare al suo funerale. Questi sono imbarazzatissimi, quando arrivano lì, c'erano anche io e mio padre, con il foglietto scritto da mio nonno, con la lista delle canzoni, e diciamo, ma possiamo veramente suonare queste canzoni che ha chiesto il signor Felice Fo di suonare? E mio padre diceva, cioè, se ultime volontà, se suona te quella musica lì. Mio nonno, basta, la musica non c'entrava niente al funerale, roba da ballare, scatenata, no? Inni rivoluzionari. Parte il funerale, tutto bene, i bersaglieri iniziano a suonare, soltanto voi sapete che i bersaglieri suonano solo di corsa. Perché io ho visto il primo funerale di corsa della mia vita, cioè una roba 2 chilometri da cardiopalma, io non so che facciano cazzo i bersaglieri, e tutti dietro come dei pazzi, e dici, già questo, diciamo, non succede. Guardi, quando tu inizi a fare qualcosa di assurdo, l'universo, per la legge delle tre passere della papera, ricordate questa legge perché è più importante di quella del triangolo isoscele. Che cosa succede? Quando tu fai delle cose assurde, l'universo si gasa e ti dà una mano a esagerare. Allora, Luino, come sapete, è una città un po' strana perché è piena di attori che sono nati lì, ma insomma, non è che c'era tanta gente a Luino che potesse morire di notto, ce n'era uno solo. Una certa età, ed era Piero Chiara, grande scrittore, sceneggiatore di film, eccetera, eccetera, che muore contemporaneamente a mio nonno, perché l'universo già sapeva la storia dei bersaglieri e li fa morire contemporaneamente. Così cosa succede? Che quando noi arriviamo tutti trafelati nella piazza davanti al cimitero di Luino, ci sono le autorità, la folla, la RAI, il palco, i carabinieri in alta uniforme, eccetera, eccetera, che aspettano i funerali di Piero Chiara. Arriviamo noi. La banda che suona O mia bella G2G. Dietro Dario Fo che corre con 50 scalmanati, tutti capiscono che quello è il funerale di Piero Chiara. Noi passiamo la canale per non disturbare, andiamo al cimitero e ci portiamo via tutti. Arriva il funerale di Piero Chiara, non c'è un cazzo di nessuno. C'è una diretta rara, una figura di merda, perché il sindaco disperato, strappa i capelli, manda i carabinieri di Giro Urbano dentro il cimitero a recuperare il pubblico per fare un po' di massa da sotto il palco, perché dice, non è Piero Chiara, non c'era nessuno, è una figura di merda, Parese, poi ti pigliano per il culo per 30 anni, ma dentro al cimitero c'erano i bersaglieri che suonavano O One Single Machine, c'erano scene di ballo scatenato con i principi di Orge, nessuno voleva andarsene. Cosa impressionante. Quando io faccio questo spettacolo e decido di raccontare questa storia, vado a verificare, no? Per vedere l'articolo, per poter citare la data, e trovo l'articolo del Corriere della Sera del 2 febbraio 1987. Potete verificare.
c'è l'articolo di 6 colonne sulla morte, sul funerale di Piero Chiara. Chi è il giornalista che l'Universo, nel suo immenso senso dell'umorismo e della satira, ha mandato lì per conto del Corriere della Sera a fare la cronaca del funerale di Piero Chiara, e questo si è trovato costretto a raccontare questo assurdo di mia madre? Vittorio Feltri. E capite, quando vi mandano a fare l'articolo sul funerale già siete nella merda. Era ancora giovanotto, ma si sentiva già il grande giornalista, ed era proprio umiliato, cioè aveva la gastrite, lui soffre di gastrite in maniera terribile, quando non c'è modo di guarire perché è cattivo dentro. E è bellissimo perché non può non raccontare quello che è successo in un articolo di 6 colonne, ma non può neanche raccontarlo perché ogni parola gli costa un dolore fisico e psichico profondo. E per cui scrive tutto su 6 colonne, 2 righe, mi ricordo il nome. È accaduto che la folla, ingannata da una marcia, da una banda che suonava una marcetta, che minimizza lo stronzo, peccato che marcetta, abbia seguito un altro funerale, quello del padre di Dalfo, vecchio socialista, che aboliva le solennità religiose. Io ringrazio ogni sera mio nonno solo per il dolore che ha fatto a me.